Con 8 secondi e 19 decimi di media è Daniel Sartori il nuovo campione del cubo di Rubik, che al torneo Pesaro Open 2022 ha sconfitto la concorrenza di 100 avversari. Lui ha 15 anni, viene da Trento e domenica pomeriggio è stato incoronato vincitore di 2 giorni intensi di gare alla ricerca del tempo perfetto. Gare che si sono svolte nel salone dell'Hotel Flaminio di Pesaro, dove oltre ai partecipanti si sono radunati anche tanti appassionati per assistere alla magica risoluzione del rompicapo. Quella del cubo di Rubik è una disciplina che presenta diverse varianti e Daniel Sartori ha chiuso al primo posto nella categoria 3x3. Mi sento molto felice e emozionato. Sono arrivato terzo quest'estate a una gara e questa è la prima volta che arrivo primo. E devo dire che non me l'aspettavo, però alla fine ce l'ho fatta. Penso che mi allenerò ancora di più al 3x3 perché così sono più motivato a migliorare e a vincere altre volte magari. Ho fatto 8,19 di media. Ho fatto un 2,7 all'inizio, poi un 9, un 8 e un altro 7. Presenti in gara anche 3 pesaresi, che sono stati di grande aiuto nell'organizzare il torneo in città. È decisamente stata una bella esperienza, nonostante sono sicuro che sarebbe potuta andare ancora meglio di come è andata, però devo dire che per certi versi mi ritengo soddisfatto, per altri no, però devo dire che me la sono cavata peggio del previsto, ma comunque in modo da uscirne vincitore. E devo dire che la sensazione di essere campione, alla fine potrei dire di essermici abituato, perché essendo dal 2019 che lo sono, diciamo a livello italiano almeno, non mi dà più quella estasi che magari mi poteva dare all'inizio, però è comunque sempre una bella sensazione essere confermati. Alla premiazione hanno assistito anche il vice sindaco Daniele Vimini e l'assessore allo sport Mila Della Dora. In 10 minuti le iscrizioni, diciamo, si sono chiuse, erano 100 il numero dei partecipanti che era stato imposto per questa competizione. È la prima che ospita la città di Pesaro e l'augurio è quello di ospitare anche a breve un campionato italiano. A noi ci serviva come città, noi gli organizzatori, il Cubing Italia, che ringrazio per la collaborazione e per la voglia di investire nella nostra città. E vorremmo ospitare appunto anche un campionato italiano e perché no, magari anche qualcosa di più, però l'importante era partire, dimostrare che la città si presta ad accogliere competizioni, anche quelle riferite al cubo. È uno dei primi campionati legati al cubo di Rubik che riprendono dopo la sosta causata dalla pandemia. C'è stata una bellissima risposta di pubblico, un pubblico giovane ma non solo, anche famiglie a seguire le gesta dei vari campioni. Ci ha dato anche fiducia nel ragionare con gli organizzatori anche per prossime manifestazioni di carattere nazionale e perché no internazionale. Ci sono in gioco anche i campionati europei del 2024, a cui potersi candidare.